Oggi farò tutto al contrario per 24 ore. Per esempio, Raffaello mi chiederà: Stas, pulisci la stanza? No, io sparpaglierò tutto. Timo mi chiederà: Stas, per favore, fammi un caffè caldo. No, gli farò un caffè freddo. Voglio dire, per quanto potrò, ragazzi, farò il contrario. Sarà un video pazzesco. Ho anche notato che molti di voi non sono ancora iscritti. Siamo al 50%. 50% iscritti e 50% non iscritti. E per questo dobbiamo battere chi ancora non si è iscritto. Iscrivetevi tutti e li batteremo, ok? Premi il campanello e metti mi piace. Andiamo a vedere che farà fare. Suo ufficio, andiamo a vedere. Dove sei, Raffaello gigante? Come stai, Raffaello? Tutto bene? Come va? Tutto bene? Sto bene, certo, perché me lo chiedi? Oggi sono una persona molto buona e di ottimo umore. Perché? Sono sempre una brava persona. Perché? Perché all'improvviso? Ti prego. Ok, allora, cosa vuoi da me? Forse hai bisogno d'aiuto da parte mia? Ad essere sinceri, ne ho sicuramente bisogno. Te lo mostro o te lo spiego? Spiegami, Raffaello. Guarda, ci sono 4 sedie in cortile. Sì, Puoi portare queste sedie di sopra e metterle in sala, lì su. Naturalmente, Raffaello gigante, lo farò perché subito. Perché all'improvviso? Forse stai male? Sono il tuo figlio migliore! Bravo, bravo ragazzo mio! Eccoli, eccoli ragazzi! Così dovrebbero essere i vostri figli! Avete capito? Sappiatelo! Bravo Stas! Ah, come fa Raffaello a sapere che non sono venuto solo per aiutare, ma per rovinargli la vita? Mi ha chiesto di portargli di sopra queste, amici, al piano superiore, ma io le porterò al piano inferiore, dove si trova ora. Vediamo se mi sgrida, qual è la sua reazione? Ah, sono un po' pesanti! Ah! No, ah, Raffaello, no, sono di le sopra, stesse? Stas, di sopra. Ci vediamo, Raffaello, ti voglio bene. Ehi, ma sei un cretino o cosa? Vieni qua, al piano di sopra ho detto, non qui. Oh, ragazzi, a dire la verità è stata una bella reazione da parte sua. Non vedo l'ora di fare di Dimone e Odisseo. Arriva Odisseo, ragazzi, guardate, arriva Odisseo. Stas, come stai, fratello? Qui, fratello, sto riposando. Cosa stai facendo? Sì, stai riposando. Volevo mangiare qualcosa e da bere qualcosa. Un drink? E cosa vorresti bere? Vorrei del tè. Tè? Senti, sono un buon fratello. Sono il più grande e ti preparo il tè. Cosa vuoi? Freddo, caldo, dimmi. Caldo, caldo. Caldo, per non avere mal di gola. Sì, certo. Il mio fratellino, rilassati qua e io ti preparo una tazza di tè, ok? Ottimo, bravo, grazie. Ragazzi, Odisseo mi ha chiesto un tè caldo, il che significa che sto facendo il contrario. E questo vuol dire che ne farò uno ghiacciato, ragazzi. Guardate qua, verserò il tè proprio nel bicchiere, giusto? Giusto, ecco, verso, fantastico. E ora versiamo un po' d'acqua dal frigorifero, ma lo scherzo non finisce qui. Versiamo tutto, giusto. E ora, ragazzi, mettiamo un po' di ghiaccio. Ne manca uno e ancora uno. E vediamo come reagisce ora. Mi ha chiesto del tè caldo, gli darò del tè freddo. Vediamo come reagisce adesso. Alla salute. Andiamo. Dov'è Stas? Ho un gran voglia di bere il tè. Ciao Odisseo, sono già qua fratello. Eccomi, ecco il tè. Sì. Caldo, caldo. Caldo? Perché è freddo? C'è il ghiaccio. Hai chiesto caldo? Ti ho portato caldo. È freddo. Stai scherzando? Mi prendi in giro? Non hai detto caldo? Te l'ho portato uno caldo. Ti ho detto fammelo caldo, è freddo. No, è caldo, caldo. Ci ho messo ghiaccio per renderlo più caldo. Smettilo subito. Cosa hai fatto? Perché mi hai fatto un tè freddo? Ho mal di gola, sono malato. Perché lo voglio? Fottiti, piagnocolone. Almeno puoi lavare la tazza. Cosa hai detto? Puoi lavarla. Lavare? Sì. Sì, certo che posso. Ah! Prego! Ma vaffa! Oh! Amici, a essere onesti, mi è dispiaciuto per Odisseo. Sono stato un po' crudele, ma cosa si può fare? La sfida è difficile, un po' strema. Ora è tempo di andare di sopra a vedere che fa di mo, ragazzi. Andiamo di sopra, andiamo di sopra. E voi non dimenticate di iscrivervi e faremo altri video fantastici, vi credo, eh? Andiamo da Dimona adesso, andiamo, andiamo! Allora, devo vincere di sicuro. Ecco amico, se perdo sarò il primo nababbo del mondo. Non ci credo. Dove sei, Dimonca gigante?
Dove sei, Stas, il gigante? Come vanno gli scacchi di Mon? Vinci? Amico, Stas, internet è bloccato, non posso giocare in modo umano. Sì? Sì. Innanzitutto, ditemi una cosa. Chi gioca a scacchi, amici? Chi gioca a scacchi nel 2022, ragazzi? Gli scacchi ora sono molto popolari, solo perché lo sappiate. Sì? Sì. In breve, perché si blocca? Cos'è che non va? Non so, qualcuno sta scaricando qualcosa, credo. Capito, capito. No, ho perso la partita. Stas, non posso, ho i nervi a fior di pelle. Potresti riavviare internet in modo che non si blocchi così? Certo, Dimon. Vuoi che riavvii il router? Affinché certo. Rifunzioni internet? Sì. Certo che lo farò. Bene, affare fatto. Ci vediamo, fratello, tesoruccio. Sì. No, 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 i miei capelli, i miei bellissimi capelli. Sì! Ragazzi, Dimon mi ha chiesto di sistemare internet, di fare un riavvio, ma io farò il contrario, sapete? Ecco, ora apriamo e chiuderemo completamente internet. Vedete queste lampadine? Oh, le luci sono spente. Così facile. Vediamo, amici, quanto tempo ci vorrà perché Dimon capisca che lo sto prendendo in giro. Non lo so. Sediamoci, vediamo, aspettiamo la reazione di Dimon. Che cosa sarà? Ragazzi, cosa è successo? Internet è fuori uso! Cavolo, ragazzi, perché? Ho appena chiesto un riavvio! Ragazzi, sono passati 2-3 minuti e ancora Dimon non ha capito. Non vuole scendere. Che cosa è successo? Cosa sta facendo? Forse non gioca più scacchi? Amico, non è questo il modo! Ragazzi, sono passati 10 minuti e finora Dimon non è sceso. Che succede? Stas, non ti avevo chiesto di fare un riavvio poco fa? Per quale motivo internet non funziona? Sì, che cosa? Perché è tutto qui spento. No, non è spento, solo le luci non funzionano, penso. Ti ho chiesto di fare un riavvio, non ti ho detto di spegnerle e basta. Ho perso la partita, ho perso un intero torneo di scacchi. Bisogno di qualcos'altro? Qualche aiuto? Sì, voglio che tu mi faccia un massaggio. Un massaggio? Sì. Ok, ti faccio un massaggio. Pronto? Sì. Ah, fa male, oh mio Dio, fermati. Vuoi un massaggio? Voglio che tu mi faccia un massaggio, non che mi colpisca la schiena. Ok, ti aiuto ad alzarti. Sì. Ti tiro su io. Stas, voglio che mi molli. Pensi che sia stupido? Gli scacchi rendono il mio cervello molto più grande del tuo. Comunque non mi interessa. Stas, vorrei che non accendessi internet. Dobbiamo accenderlo, ragazzi. Dimon, mi sembra, ha capito i nostri trucchi. Ah. Sento qualcosa di sotto, ragazzi. Penso che Odisseo sta giocando a palla. Andiamo a vedere cosa fa. Ma perché sgonfio? Non riesco nemmeno a calciarlo normalmente. Papà Stas è qui, Odisseo. Non ti preoccupare. Che è successo? Odisseo, dimmi, che è successo? Sei sconvolto? Guarda, questa palla è sgonfia. Io voglio che tu la gonfi. Sì, amici, un po' sgonfio, deve essere gonfiato un po'. E come lo gonfiamo, Odisseo? Con questa pompa. Con questo? Sì. Questo va messo qui dentro? Sì, qui dentro. Ti aiuto, sì, adesso. Sì? E se è così, perché tu non ci riesci? Non so, aiutami, perché guarda, devi? Guarda, guarda, una via d'uscita per te, Odisseo. Cosa, quale via guarda, uscita? Metti la palla qua, ok? Sì, sì, e... sì. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? No, smettila. Era la mia palla preferita. Va bene, ciao! Sei stupido! Era la mia palla preferita! Ti ho detto di gonfiarla e l'ho gonfiata per te. Cosa vuoi? Cosa non capisci? Cosa non capisci? Me la compri una nuova, non me frega niente! Vaffanculo! Dai, fratello, perché sei così cattivo? Amici, essere sinceri, mi sento in colpa per quello che ho fatto di Seo. È stato brutto, molto brutto. Prima gli ho versato addosso il tè, poi ho strappato la sua palla preferita. Mi sento in colpa. Vado di sotto a spiegargli qualcosa. Cavolo, fratello, povero mio pallone. Merda, Odisseo, mi sento in colpa, è terribile quello lasciami che ho fatto. Pace. Amici, siete d'accordo? È stato brutto, è stato orribile. Allora, Odisseo, andiamo in un negozio dove ci sono le palle, i vestiti, ti comprerò quello che vuoi. Amici, faremo anche un video dell'acquisto, come vuoi tu. Sicuro? Ti faccio un regalino perché oggi sono stato cattivo. Grazie, con te. Fratello. Penso che tu mi abbia perdonato, quindi domani giriamo questo video, ti compro quello che vuoi, sì, Odisseo. Sì, grazie, grazie. E ora, amici, torniamo di sopra. Cavolo, ragazzi, chi collezionerà questi giocattoli? Perché devo raccogliere tutti i giocattoli? Dovrei fare cose culturali, non collezionare i giocattoli del fratellino. Cavolo, ragazzi. Fa freddo fuori, ragazzi. Dimon, cosa fai là? What?
Stas, indovina cosa sto facendo qui? Indovina! Come vedo, tu probabilmente collezioni le cose di Alex, il nostro fratello. Sì, certo, chi altro va a riscuotere? Abbiamo Odisseo, abbiamo Stas, abbiamo Raffario. Ma no, lo farà di mon, naturalmente. Sì, questa è la vita, fratello. Che cosa vuoi fare adesso? Che vostro vuoi? Vostro aiuto. Mi aiutate? Sì, di mon, certo che ti aiuto. Cosa vuoi? Aiutami a raccogliere i giocattoli e i cuscini, ok? Naturalmente. Quindi mi permetti di aiutarti? Sì! Ripetilo così che ti senta meglio. Vuoi aiutarmi a raccogliere tutti i giocattoli qui nella stanza? Lo farò. Ottimo. Ottimo, andiamo. Cosa stai facendo? Sei normale? Cosa stai facendo? No, cosa fai? Ti ho aiutato. Aspetta, aspetta, ci sono. Mi sono ricordato. Cioè, adesso ti dico io. Stas, adesso sparpaglia tutto in questa stanza, vero? Devi raccogliere tutto. Sei un idiota, sei un idiota. Sparpaglia tutto, sparpaglia tutto. Cosa devo sparpagliare? Sì, tutto devi sparpagliare, tutto! Amici, ho capito lo scherzo di Stas. Racconto adesso questo a Raffario, così lo sa anche lui. Quindi, forza, Stas, lavora. Beh, ora non è divertente. All'inizio era divertente quando non capivano. E ora non ho capito cosa sto facendo. E mi fanno lavorare, ragazzi. Perché ci troviamo in questa situazione? Perché? Raffario, ho una super notizia per te! Raffario, sai qual è il piano di Stas? Cosa vuoi dire? Un piano? Stas farà il contrario! Ad esempio, se gli chiedi di aiutarti nel lavoro, peggiorerà la situazione. Se gli chiedi di prepararti il tè, farà qualcos'altro. Farà tutto il contrario. Ah, quindi fa il cretino. Anche se in realtà è sempre un idiota. Ti svelo un segreto all'orecchio. Come possiamo vendicarci di lui? Oh, sì. Dai che te lo dico. Buona idea. Ottimo. Non è solo ottimo, è meraviglioso, perfetto. Sì, lo so. Allora, Dimon, ascolta, lui è andato a sedersi in macchina. Ottimo. Adesso ci andiamo anche noi. Forza. Sì. Tra 5 andiamo. Minuti, bene, andiamo. Merda, amico. Stas. Cosa vuoi? Non ascoltarmi. Ok, ti sto ascoltando. Ora andiamo al McDonald's e tu non vieni con noi. Ok, come dici tu, ci andrò. Farò come dici tu. E ora non ti aspetto in macchina, veloce. Sì, mi stai aspettando, sto arrivando. Non venire con me. Non vengo con te. Vedi, sto facendo tutto il contrario. Allora, Stas, non salire in macchina. Non salire in macchina? Non salire. Ottimo, non salgo in macchina, ok. Sì. Ottimo, adesso che cosa vuoi? La cintura. Non allacciamo la cintura. Non allacciarla. Non allacciare le cinture di sicurezza. No. Hai capito, sì? Pensate di avermi preso, vero? Sì. Ora mi vedete, ragazzi, vedrete. Andiamo. 1 hour later. E allora, siamo arrivati qui, Stas. Sì. Tu non entri. Entrare dove? Al McDonald's. Ah, ok. Andiamo. Sai una cosa, Stas? Cosa? Adesso non pagherai. Ok, Raffario. Non pagherai, hai capito? Ho capito. Cosa ho capito fai? Tutto. Pago, va bene. Ok. Quindi Stas, tu non pagare. Perché sta succedendo? Perché? È tutto qui. Carta d'oro, sì. Ragazzi. Later. Come buono, ragazzi. Mangio Stas, anch'io. Stas, cosa? Mangia. Veloce. Mangia. Puoi mangiare. Forza. Amici, questa è una brutta sfida, non fatela mai. Merda, ragazzi, cosa hanno fatto? Mi hanno fatto pagare e non ho potuto mangiare niente. Va bene, adesso andiamo a casa, mi sono stancato di questa sfida, la situazione peggiora, andiamo via. Andiamo a casa finalmente. Stas, sali in macchina, presto. Siediti. Oh no, per favore, Raffario, no. Siediti in macchina. Per favore, no, Raffario. Raffario, dimmi di non salire in macchina, dimmi di non salire in macchina. Tocca la macchina. No, non posso, merda. Dimmi che se ne va adesso! Dimon, andiamo, tutti! Forza, andiamo! E io? Forza, andiamo! Stas, non stare lì! E cosa dovrei fare? Non stare qui, non l'ho capito! Non tenere in mano la telecamera? Dove state andando? Raffario, per favore! Buona serata! Ehi, per favore, no, ragazzi, no, ci vediamo! No! Filma, Stas! Amici, non ci credo, mi hanno lasciato qui da solo e se ne sono andati! Amici, è uno scherzo! La sfida non è andata come volevo! Amici, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, cliccate sulla campanella, mettete mi piace e non fate mai una sfida del genere! Se le persone intorno a voi lo capiscono, le cose vanno malissimo, amici!